Piero Angela, tu eri un grande amico di Enzo Tortora, che ricordo ne hai? Abbiamo cominciato insieme da giovane cronisti al Giornale Radio Torino, poi ci siamo perdi di vista, ma siamo rimasti amici sempre, ogni tanto ci vedevamo, ed era un personaggio completamente diverso da quello che è stato poi rappresentato. Era un perbenista, amico dei carabinieri. Senti, fosti tra i primi insieme a Enzo Biagi a difendere la sua innocenza. Sì, perché l'immagine che veniva fuori sui giornali era completamente distorta, anche per queste testimonianze di falsi pentiti che facevano queste dichiarazioni per ottenere vantaggi. Uno addirittura disse di averlo visto scambiare droga contro soldi, poi disse che si era inventato tutto. E la cosa però che l'ha amareggiato era quello che dicevano di lui. E quando andai a vederlo al carcere di Bergamo, lui ancora batteva i pugni sul tavolo dicendo: io non sono innocente, sono estraneo, e questo può distruggere un uomo.